con il concerto di stasera continuo questa felice collaborazione con il teatro del Carlo Felice, dell'opera detta Carlo Felice, con la comunità di Sant'Egidio. Questo concerto si intitola appunto Concerto per Genova ed è stato voluto dal maestro Vincenzi, che da anni è impegnato nella comunità di Sant'Egidio e che insieme suonerà appunto all'orchestra del Carlo Felice. Questo concerto, come diceva lei, è proprio dedicato sia al sostegno degli aiuti per l'Ucraina, infatti è a sostegno del progetto Un Tir per l'Ucraina, che tra l'altro lungo quest'anno voi avete sostenuto molto, fortemente, alacremente, ma anche per il 55° anniversario della nostra comunità. Quindi, insomma, ci sono questi due particolari eventi. Sicuramente questo concerto è in un contesto bellissimo, quindi si unisce questa sera la bellezza della natura con la musica, l'arte, la cultura, ma anche c'è una nota, aggiuntiva, che è quella sportiva. Infatti parteciperanno, ci saranno alcuni calciatori del Genoa, della Sampdoria, insomma, come testimonial di questo evento. Quindi direi che i motivi per partecipare al concerto sono molteplici. Tra l'altro le musiche a musica classica, sarà suonato Rossini, il Barbiere di Siviglia, la Settima Sinfonia di Beethoven, il concerto numero 27 di Mozart, insomma, quindi brani molto conosciuti. Quindi invitiamo tutti a partecipare a questo concerto, ci sono posti per tutti e quindi venite numerosi, partecipate. Un Perché tra concerto l'altro. a sostegno, come lei diceva, della vostra attività. Siamo arrivati praticamente a 500 giorni dall'inizio della guerra. C'è ancora bisogno di aiuto e forse anche in molti temono proprio dall'Ucraina che possono ridursi un po', no? Anche gli aiuti che arrivano dagli altri paesi, perché quando passa tanto tempo poi diventa una cosa quasi normale. Invece la sofferenza, il bisogno continuano ad essere in aumento lì. Assolutamente, lo vediamo purtroppo poi giornalmente dalle immagini che arrivano dai telegiornali, dove vediamo che i bombardamenti continuano, che le persone devono spostarsi da una città all'altra. Quindi il nostro centro di Leopoli è molto attivo, è sempre stato aperto e continua ad esserlo perché possano inviare appunto aiuti un po' in tanti luoghi purtroppo appunto ancora colpiti dalle bombe, dalla guerra, eccetera. Quindi questo terzo tir speriamo di realizzarlo entro l'estate e questo concerto appunto va proprio a sostenere questa iniziativa.